Amici di Battista 70 Phone, direttamente da Ibiza, località dove è stato ufficialmente presentato, ecco il nuovo Oppo Reno 12 Pro, uno smartphone dotato di intelligenza artificiale che interviene in vari settori del telefono, a partire dalla fotocamera ad arrivare alla traduzione dei testi e molto altro. Alcune funzioni sono già disponibili, altre arriveranno nelle prossime settimane con vari aggiornamenti. Alcune abbiamo già avuto la possibilità di provarli. Fortunatamente la location ci ha aiutato molto, l'avevamo già in mano da qualche giorno, per cui i test erano già iniziati, ma abbiamo avuto modo di perfezionarli sulla spiaggia, all'Ushuaia, in vari posti di Ibiza, per cui diciamo che il test è stato molto approfondito, come è stato approfondito anche il test della batteria della ricezione. Nessunissimo problema né in Italia, ovviamente, né in roaming in Spagna, per cui devo dire che è un cellulare che ha passato completamente tutti i nostri test. Tra l'altro è anche molto bello e leggero. Nella confezione abbiamo solo il cavo di ricarica, ma con degli sconti anche abbastanza importanti avrete possibilità di acquistare l'alimentatore e altre cose che vi dirò poi in seguito. Ok, dai, adesso andiamo a vederlo da vicino. Innanzitutto questa è la colorazione Nebula Silver, esiste anche in Space Brown o Sunset Gold. Il prezzo è di 5,99 per la versione 12512. Come vi dicevo, c'è la possibilità di acquistare anche gli accessori a prezzi scontati. C'è il caricatore SuperVOOC da 100 W Dual Port White a 35,99 anziché 59,99, per cui un bel risparmio. Oppure il classico SuperVOOC da 80 W a 29,99 anziché 49,99. Oppure, se volete risparmiare e comunque una velocità di ricarica diciamo abbastanza decente, c'è quello da 30 W dual port, comunque due porte, a 14,99 anziché 24,99. Per cui, volendo, c'è la possibilità di acquistare gli accessori senza andare a svenarsi. Diamogli un'occhiata da vicino, davvero molto bello ed elegante. Finiture ben curate, anche la fotocamera molto bella e prestante, ma di questo ovviamente ne parleremo nella sezione dedicata in cui parleremo anche dell'AI, che è diciamo una delle caratteristiche principali, se non la principale di questo smartphone. Tant'è vero che il claim della presentazione, Welcome to Oppo A-Island, AI, è stato fatto un gioco di parole ed è stato presentato ad Ibiza, diciamo che è una località un po' diversa dal solito a cui siamo abituati. Vedete, lo schermo ha anche una buona luminosità, 1200 nits di picco, che devo dire, sotto la luce diretta del sole mi hanno consentito di vedere tranquillamente senza avere difficoltà di alcun tipo. Andiamo a vedere le solite classiche cose per quanto riguarda la ricezione. Come vi ho detto, assolutamente nessuna difficoltà anche in roaming, si è collegato immediatamente e non ha mai perso il segnale. Diamo il benvenuto in Qui abbiamo Oppo. la possibilità di Grazie andare al all'app Oppo puoi 200%. gestire tutto online. Scaricala e per qualunque domanda accedi alla nostra Come officina, sentite, un la buon tua. audio in chiamata. Sentiamo un attimo, nei soliti nostri brani NCS, purtroppo questi dobbiamo utilizzare. Qua possiamo arrivare addirittura al 300%. Però tende un po' a distorcere. Io tornerei a un 100% e direi che qua l'audio è decisamente migliore. Purtroppo quando si va in alto, si va in distorsione, spesso succedono di questi problemi. Un po' come si comporta il display, vi dicevo, comunque un bel AMOLED 120 Hz, 1200 nits. I colori sono davvero molto belli. Anche l'audio, come potete sentire, è davvero molto buono. Possiamo andare avanti un pochettino. Abbiamo dei colori ben contrastati. Un Insomma, che dire, un buonissimo display. Parliamo rapidamente della funzione AI che verrà implementata in tutte le lingue. Al momento non è implementata nella nostra lingua, per cui non è ancora utilizzabile. Ad esempio c'è lettura ad alta voce oppure riepilogo AI. Adesso qua vi faccio vedere, lui va a fare una scan del test e vi dice che le lingue non sono supportate.
Le lingue sono, al momento sono cinese e inglese per l'estrazione e per la lettura ad alta voce, il riepilogo e la scrittura sono cinese, inglese e hindi. Quando sarà supportata questa funzione avremo la possibilità, ad esempio, di farci riassumere tutto l'articolo perché non abbiamo tempo, di farcelo leggere ad alta voce, di fare la traduzione in tempo reale se magari è un articolo in inglese e così via. Andiamo a vedere adesso cosa consiste l'AI nella parte fotografica. Anche qui ci sono delle cose che arriveranno in seguito. Però vi faccio vedere un esempio di quello che può essere l'AI. Non lo so, prendiamo qua, io ho fatto una foto, ci sono questi due bei testoni in mezzo. Scusate, non li volevo eliminare. Modifica, posso fare l'eliminatore AI. Lui gli dico rimuovi persone. Se non dovesse lui identificarle, possiamo farlo attraverso il lazzo. In questo momento ci sta rimuovendo solo una persona. Adesso un attimo di tempo che sta elaborando, vedete rimozione in corso. E la persona è stata eliminata. Vabbè, è rimasto il cellulare poco male. Proviamo a fare di nuovo rimuovi persone, oppure facciamo lazzo intelligente e gli diciamo che noi vogliamo eliminare qui. Ok, cerchiamo bene l'oggetto che vogliamo rimuovere. Scusate, riconoscimento in corso. Ok, vedete, in questo caso ha riconosciuto perfettamente. Un attimino di tempo, sta facendo il riconoscimento, adesso c'è la rimozione. E come vedete l'ha rimosso e devo dire che non è assolutamente niente male. Vogliamo togliere anche il cellulare qui. Lo andiamo adesso tranquillamente ad eliminare. Ok, vedete, praticamente quasi senza nessuna sporcatura. Adesso ci fa il confronto. Scusate, confronto, prima era così e adesso è così. Devo dire che funziona in maniera egregia. Fatto, poi se vogliamo salvare, possiamo salvare questa nuova foto, diciamo ripulita. Poi altre funzioni che ci sono. Qui c'è AI Studio. Noi l'abbiamo utilizzato, si possono ad esempio andare a creare degli effetti sia di single che di gruppo, e ci sono vari effetti che possono essere fatti, robottino, tutte queste cose qui, no? Allora, i risultati sono questi, ve li faccio vedere perché ovviamente ci siamo divertiti. Questo sono io, e questo sono io un pochettino più giovane ed affascinante. Direi che ci potrei pensare a fare un trapiantino, che ne dite? Scherzi a parte. Qui c'era questa gran bella DJ, ci siamo divertiti a farla. Allora, lui vi propone quattro immagini, potete scaricarle tutte e quattro o quante ne volete. E noi ci siamo divertiti a trasformarla in una bella cavallerizza, se così vogliamo dire, una cowgirl, se così mi passate il termine, e devo dire che il risultato è molto buono. Comunque era molto buono anche il soggetto, a differenza del sottoscritto, per cui è stato anche facile creare queste cose. Poi arriveranno altre funzioni, l'AI di gruppo, praticamente scattate magari 5-6 foto a un gruppo e lui andrà a prendere la foto migliore, tipo magari qualcuno ha gli occhi chiusi, gli verranno messi gli occhi aperti e così via. Per quanto riguarda la fotocamera abbiamo la funzione Pro, video, foto, ritratto, comunque adesso usciamo un attimino da qui che è poco elegante lasciarlo in quel modo, mettiamolo qui, comunque è una 50 più 50 più 8. La 50 è stabilizzata, l'altra 50 ha uno zoom ottico 2x che comunque tira bene anche a distanze maggiori, una 8 megapixel ultra wide che sono scusate 112 gradi e una selfie da 50 megapixel. Ok, adesso abbiamo parlato e vi lascio allo slideshow con una parte musicale sotto.
in conclusione, uno smartphone che ci è molto piaciuto, ci piace la fotocamera, una buona autonomia, un bel display e tutto. Sinceramente non gli ho trovato nessun difetto. Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, non ha la ricarica wireless. Vabbè, questo diciamo che è l'unico neo, se così vogliamo dire. Ma per il resto ci siamo trovati bene, ci piacciono molto le funzioni AI e non vediamo l'ora che vengano implementate anche quelle nuove. Per cui, sinceramente, la serie Reno prosegue bene, è sempre stata una serie molto curata e in questo caso ci ha soddisfatto. Aspetto il vostro parere, con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, Phone.